I candidabili cortesemente si mettesse un attimo qui di lato, perché dobbiamo andare una saletta in fondo a destra insieme ad Armando che spiega come funziona la giornata tra 5 minuti, quindi cominciare a portarsi sulla destra. Armando e lui, alza la mano Armando, ecco, grazie. Perché quello era importante, le persone che potevano votare si dovevano identificare. In questo momento ci sono, mi pare, 700 richieste di identificazione, di cui 450 mi pare persone che sono venute ai banchetti o agli incontri veramente a identificarsi e quindi a essere riconoscibili e non avere un ID farlocco, perché voi sapete tutti che in un sito uno si può iscrivere con 10 nomi, con 20 nomi, con 74 mail, per cui il processo di identificazione, chiamato certificazione, doveva essere per forza fatto. Per cui non si può dire che ci sono 2000 iscritti, sono 2000 iscritti che non si sa chi sono.
450 si sa chi sono. Questi 450 hanno potuto votare, hanno potuto partecipare alla realizzazione del regolamento, hanno potuto procedere alle votazioni. C'è stato il processo di se Roma come movimento si dà delle regole e queste regole vengono votate dai romani, io credo che questo sia un processo democratico. Inutile dire che non è un processo democratico, sbagliato o meno è un processo democratico. Quindi il 17 ottobre dimissioni, tutti i meetup, tutti i gruppi locali hanno subito iniziato a discutere, partecipiamo, partecipiamo, ci vediamo, vediamo se ce la facciamo, eccetera, eccetera. 13 ottobre convocazione dell'assemblea regionale aperta a tutti i gruppi 5 Stelle territoriali. E ha visto la partecipazione nel corso della giornata di 300 persone. La giornata è stata organizzata in rete sul Meetup Lazio, che aveva già un bacino di utenti provenienti dalle varie realtà laziali che si erano incontrati 2 anni fa nel 2010 per provvedere appunto se c'erano le condizioni di fattibilità di un progetto di rete regionale. Poi non si era potuto realizzare, però eravamo rimasti in rete, eravamo rimasti in contatto, quindi siamo partiti da lì per rivitalizzare, se la posso fare a dirlo, la rete e vedere nel frattempo come eravamo cresciuti sul territorio. Questa crescita c'è stata, il 13 ottobre come ho detto prima eravamo 300 persone che hanno lavorato in maniera assolutamente caotica e fantastica in 4 gruppi di lavoro. Il metodo della conduzione della giornata era stato proposto e deciso democraticamente in rete tramite votazione su una decina di proposte che erano state presentate liberamente da singole persone piuttosto che gruppi territoriali. E quindi ci sono stati questi 4 gruppi che hanno prodotto un documento che era un inizio di lavoro per organizzare appunto la nostra partecipazione alle regionali. 4 gruppi, come molti di voi sanno, erano candidature, programma, comunicazione e organizzazione. Molti gruppi sono andati avanti nel lavoro tramite reti, incontri Skype, Hangout, eccetera, eccetera. Il gruppo organizzazione, essendo un gruppo molto operativo, si è incontrato prima il 3 novembre, poi l'11, poi il 18 e ha portato, diciamo, la parte organizzativa fino a qui. Tutto quello che il gruppo organizzazione ha prodotto è ovviamente il risultato di tutto quello che noi abbiamo deciso in rete. Ci sono state delle votazioni per la presentazione di quelli che dovevano essere delle presentazioni di proposte per individuali requisiti minimi dei candidati che vogliamo portare, dei nostri portavoce che vogliamo appunto eleggere al Consiglio regionale laziale. Sono state votate queste proposte, è stato trovato un metodo di lavoro per la riformazione delle liste e l'individuazione del candidato presidente. E quindi ci hanno portato fino ad oggi al Graticola Day alla presentazione di quelli che sono i candidati, portavoce, consiglieri, divisi poi nella maniera che vi dirà Armando della comunicazione, che hanno dato che sono stati trovati, selezionati, individuati dai vari gruppi locali secondo le modalità che abbiamo concordato in rete insieme. I gruppi locali sono stati ovviamente raggruppati per comunità geografica. Le province, le 4 province, Roma esclusa, hanno lavorato indipendentemente, quindi Rieti ha lavorato con i gruppi di Rieti, Viterbo con i gruppi di Viterbo, Frosinone con i gruppi di Frosinone, Latina con i gruppi di Latina. Roma e provincia di Roma, essendo diciamo, a livello demografico le realtà più popolose di questa regione, si sono divise in questa maniera. La provincia di Roma si è divisa in 4 quadranti, sud-est, sud-ovest, nord-est e nord-ovest, e quindi gli incontri e le selezioni sono state ovviamente divise per gruppi locali afferenti a quest'area, e Roma ha lavorato con il gruppo romano, che è appunto Roma 5 Stelle, relativamente
Questa è la panoramica che ha portato fino ad oggi. Il graticola è un'usanza che è stata introdotta da poco nelle modalità di conoscenza e selezione dei nostri candidati, un po' è mutuata dal Piraten Party tedesco e un po' è stata anche adottata dai cugini della Lombardia, quindi ci piaceva iniziare a fare un percorso insieme con loro. Loro adesso, tra l'altro, noi siamo in contatto strettamente con loro, ci telefoniamo quasi tutti i giorni per capire come stanno procedendo, anche perché vorremmo anche organizzare il Firma Weekend insieme. Loro sono un pochino più indietro di noi, devono ancora trovare le persone per le liste provinciali e hanno chiesto aiuto allo staff per questa individuazione. E hanno un regolamento migliore del nostro. Esatto. Com'è? Ragazzi, se sentite Lombardi non sono esattamente così, nel senso hanno trovato la migliore soluzione per la situazione che avevano. Noi straordinariamente invece abbiamo lavorato in maniera diretta incontrandoci, appunto ci siamo divisi in realtà territoriali più piccine in modo che ci potesse essere il contatto diretto con le persone e i gruppi locali. E abbiamo prodotto un risultato che è quello che è stato arrivato fino adesso. Non vorrei pescare però il dibattito. Allora, so che ci sono delle persone che hanno una posizione su questo percorso che è stato fatto fino adesso e che vorrebbero giustamente dire la loro. Io vi prego di essere concisi. Chi fa la moderazione oggi? Allora, moderatore, attacca il telefono e dai quanto? 3 minuti, 4 minuti? No, ci vuole vedere il moderatore che sta al telefono. Solo da noi, ragazzi! No, anche la moderatore! Aspetta un attimo, Ilaria! Allora, una comunicazione di servizio che il moderatore finisce. Ah, tua comunicazione! Seguo il movimento da circa 4 anni, da 2 anni mi sono iscritto al blog nazionale e da circa 3 mesi che lavoro attivamente all'interno del Cerro del Municipio. Io credo che debba passare un concetto, che è quello che tutte le persone che sono qui, che non sono tante, ha ragione chi ha detto che non siamo tanti, ma siamo quelli che si mettono in gioco la domenica. Allora, noi dobbiamo trovare un punto di coesione. E qual è il punto di coesione? Il regolamento è questo, ma il candidato non è il candidato come di un partito politico, è un portavoce di un gruppo. E noi dobbiamo fare gruppo. Se noi non riusciamo a utilizzare i candidati che abbiamo, mettendoli nella condizione migliore di rappresentarci, non riusciremo mai ad andare avanti. Allora, partiamo da questo regolamento, possiamo migliorarlo sicuramente nei prossimi mesi. Possiamo lavorare assieme perché questi candidati che abbiamo siano scelti e trovare i migliori, ma dobbiamo trovare un metodo perché queste persone siano portate a lavorare bene, perché altrimenti ci fanno esplodere e ci minano costantemente. La mia proposta è molto semplice. Quale programma si sia candidato? Quello lo troveremo all'interno del graticola. No, il programma è quello nazionale, le persone stanno lavorando sulla determinazione regionale sul tavolo, i tavoli sono aperti. Ma comunque il messaggio che voglio far passare è che se noi non lavoriamo assieme, non troviamo la capacità di condividere e di donare, non andremo mai da nessuna parte, perché non aspettano altro che farci saltare. Se 160 persone si rendono conto che rubando spazio alla famiglia, cioè che viene qua con la famiglia, non riesce a fare un passo indietro e partecipare per creare valore, ci sarà un candidato e a questo dobbiamo dare il massimo supporto e controllarlo, perché altrimenti non riusciremo mai a fare un passo oltre. Allora c'è chi dice che il regolamento non va bene. Un minuto avanti. No, cioè, 30 dice, secondi. Cioè, dice il regolamento non va bene. Va bene, lo potremo modificare nel corso del tempo. Ma chi dice che non va bene il regolamento? Si metta a fianco dei candidati a lavorare con loro per portare il risultato migliore. E dobbiamo capire questo, che il punto di partenza non è sicuramente il migliore.
allora, ma il punto che arriveremo a 50 anni da, perché noi lavoriamo, tenetelo conto, non a 5 anni, non a 10 anni, a 50 anni data, e poi se ci sarà modo divulgherò questo mio pensiero in un'altra sede. Comunque non guardate oggi, guardate a 50 anni. Allora, ringraziamo tutti quanti gli interventi che sono stati finora e diamo inizio a questo vertigo a lei. Scusate, silenzio per piacere, silenzio. Allora, io mi presento, sono Armando Perna, mi occupo di comunicazione e oggi diamo appunto via a questo vertigo a lei. Per prima cosa facciamo adesso, per sbrigarci, un'estrazione dei nomi dei candidati a portavoce presidente che parleranno qui. Per determinare l'ordine, ok? A cosa serve questo evento? Semplicemente a conoscere queste persone. Scusa, la proposta di farlo o non farlo una volta gli estratti procederemo così. Ogni persona, ogni candidato presidente portavoce parlerà per, avrà 5 minuti di tempo, di cui 3 minuti di presentazione, massimo di presentazione personale, dove potrà raccontare quello che vuole all'assemblea. E poi 2 minuti riservati alle domande. Le domande sono qui dentro, ok? Le domande sono state postate sul forum, all'ufficio stampa, sono state da alcuni inserite dentro questo bussolotto adesso. Vi invitiamo, se volete, a scrivere altre domande, che sono sempre domande comunque che possono essere rivolte a tutte, cioè non a persone. Le potete inserire qui dentro. E praticamente anche il candidato verrà qui, si pescherà la propria domanda e io gliela leggerò. Estrazione dell'uomo. Esatto, tutta estrazione, quindi siamo tutti al massimo di democrazia. 2 minuti per la domanda, dopodiché, allora, all'incirca abbiamo una, diciamo, penso che saranno 18 persone candidate. E queste 18 persone saranno divise in due momenti, ovvero se ne sentiremo prima 9, poi faremo una piccola pausa per permettere alla gente anche di riposarsi e di non dimenticare velocemente quelli che sono di prima, e poi continueremo con gli altri 9. Questa sarà la mattinata. Al termine di queste presentazioni personali faremo, partendo dal 18esimo, ritornando al primo, una sorta di piccolo appello saluto con una domanda standard che faremo a tutti quanti, e che sarà sempre la stessa, dove in 10-15 secondi il candidato ridirà due cose di sé velocemente, tanto per farsi ricordare dalle persone che magari l'hanno ascoltato due ore prima e si sono anche un po' dimenticate di lui. E poi andremo a pranzo e poi nel pomeriggio conosceremo invece tutti quanti i portavoce e candidati consiglieri con la stessa modalità. Allora, partiamo dall'estrazione dell'ordine, che è qui. Facciamo stare questo bambino? Dai, stai lui. Bravo! Allora, Luca Sbaraglia. Aspetta. Pietro Calabrese. Massimo Marinelli. Alessandro Di Nicola. Gianluca Perilli. Davide Barillari. Ah, scusate, mi sono dimenticato una cosa, c'è un candidato, Marco Agostini, che c'ha un problema personale piuttosto grave, ha detto che arrivava in ritardo, verso 11:30 a mezzogiorno, dovrebbe arrivare, l'abbiamo comunque estratto sfortunatamente. Bianca Maria Zama. Valentina Corrado. Vediamo.
Marco Agostini, lo terremo, poi se arriva lo manderemo fuori in là. Giampiero Padalino. David Borrello. David, David, non sento Davide, David, colpa mia, colpa sua. Dante Santacroce. Andrea Brinino. Letizia Naraci. Ilaria Calabrese. Emiliano Bombardieri. Finito, ringraziamo Emiliano. Ringraziamo Emiliano. Vediamo la prossima. Io vengo dalla provincia di Viterbo da Nervi e sono la proposta appunto della provincia di Viterbo per il destino del presidente. E 37 anni, sposato, un figlio, lavoro a Roma tutti i giorni, faccio titolare in una società di servizi per l'ingegneria. E sono iscritto al Movimento 5 Stelle. Sono iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2008, sia nel meetup di Nervi che nel blog di Beppe Grillo. E mi sono messo a disposizione del gruppo di Nervi, ma di tutta la provincia di Viterbo, e oggi sono qui dopo questo percorso al quale fino a tre mesi fa non ci pensavo. Ci limitavamo, diciamo, a Viterbo e in provincia a fare un po' di banchetti, un po' di attività, controllo sull'acqua, parlare con le persone, capire che problemi c'erano sul territorio e a cercare anche di fare delle proposte alternative. Poi è arrivato questo macello delle elezioni e tanta gente, in realtà mi sono accorto che si spera proprio nel Movimento 5 Stelle per risolvere tante cose che non vanno in Italia. E quindi io dico questo, noi, come ha detto prima Stefano Zaghi, mi pare, noi qui siamo, rappresentiamo una speranza per quelli che neanche, diciamo, sono iscritti al Movimento 5 Stelle, noi rappresentiamo una speranza per le persone oneste, che in Italia ce ne sono tante, che però non hanno possibilità di far valere i loro diritti, di essere rispettati in quanto persone. Quindi io dico questo, ricordiamoci tutti quanti di questa missione che abbiamo, e io spero, diciamo, da domani di poter cominciare a lavorare, ad aiutare i miei candidati in listino provinciale di Viterbo a fare campagna elettorale. Per me solo questo è l'interesse, cercare di prendere più voti possibili al movimento. E c'è qualche domanda, tu rispondi? Assolutamente sì. Aspetta che... Le domande sono qui. Allora, la domanda te la scegli, nel senso che te la peschi, e poi la rispondi. Ma sono tutte quante cose dopo. Allora, domanda. Tenuto conto del debito di bilancio che verrà ereditato, i candidati con quale misure intendono procedere nella progressiva diminuzione dello stesso? Allora, queste sono cose del programma, il candidato non mi ha detto niente. Le domande della rete. Allora, fermo restando che il Movimento 5 Stelle, il rappresentante dei cittadini, se è un consigliere, il presidente o un senatore, quello che volete voi, deve avere degli input dall'esterno su come affrontare i problemi. Questo però non toglie che il singolo rappresentante dei cittadini possa avere delle idee, anche da proporre lui stesso a tutti gli altri e poi per essere votato. Personalmente io ritengo che il bilancio, i problemi di bilancio che hanno tutte le regioni, in particolare il Lazio, per quel che mi sono informato prima, non fa parte certo del mio lavoro, questo aspetto più economico,
è determinato da tanti sprechi che vengono fatti per finanziare amici di amici, imprese di imprese, questo vale sia nella sanità, vale sia in altri settori pubblici, trasporti. In realtà il problema è alla base, che ci sono delle strutture che stanno lì in regione per finanziare, per inventare leggi, per mettere in piedi delle leggi che servono poi a finanziare amici, imprese degli amici. Quindi bisogna lavorare su questo piano, insomma bisogna impostare in modo tale che queste cose non si verifichino più. Seconda domanda. Allora, rispetto alle realtà provinciali, che posizione intendete assumere? Io non differenzierei da realtà provinciali tra Roma Capitale e Provincia di Roma. Diciamo che io mi aspetto che ci sia un movimento liquido, no? Come questo qui del Movimento 5 Stelle, come penso di essere, che propone delle soluzioni, cioè prima di tutto fa presente dei problemi, poi propone delle soluzioni. Non pensando al fatto che magari in provincia di Roma c'è un problema dell'arsenico, oppure che ne so, a Latina c'è il problema magari della centrale nucleare che tanto sicura non è, ma bisogna fare un discorso organico per dare un governo del territorio uniforme e condiviso in cui si vanno a risolvere tutti i problemi delle varie realtà. Allora, ringraziamo Luca Sbaraglia, il nostro amico di Milano. E allora, passerei direttamente al secondo, Pietro Calabrese. Applauso anche a Pietro. Andiamo in giro. Grazie a voi. Ovviamente sono un po' imbarazzato anche perché questa cosa non è veramente. Avere il microfono in mano non ha fatto parte del mio percorso. Delle persone hanno messo il mio nome, per coerenza non mi sto tirando indietro. Vorrei fare molti conoscono il mio attivismo, quindi per chi magari non conosce c'è una linea anche troppo lunga, però insomma c'è scritto un po' tutto lì, non voglio ripetermi perché sono stato in questi anni anche abbastanza fin troppo visibile. E ho 45 anni, sono sposato, non ho figli, ho una mamma e vado avanti così. Volevo fare una osservazione, mi duole un po' farla. Qualche giorno fa prendendo la metropolitana c'erano due. Prova, c'erano due bambini, due rom. Avevano queste cose che servono per cantare. Erano degli occhi bellissimi. Noi dobbiamo guardare a questi occhi. Questo movimento è nato per questo. Quando Beppe ha preso quella bambina il 10 settembre dello scorso anno, a Corsa Terra, gli ha fatto dire tu non hai un futuro. Era una battuta, ma in realtà c'è una verità. Noi siamo qui per costruire un futuro diverso. Vedere le persone che si stanno attaccando uno contro l'altro in questo momento fa male, ma fa male anche alle persone che credono in noi. Se noi portiamo questa cosa, e credo lo stesso intervento che ho fatto venerdì sera in assemblea, se noi portiamo questa cosa dentro le istituzioni, abbiamo già perso. E ripeto, ci devono cercare. C'è molta gente che crede in noi, molta. Io non so quello che riusciremo a fare, però ci credo, ci sto credendo, anche perché non posso fare un passo indietro. Mi fermo lì. Questa è la domanda. Allora, che studi hai fatto? Sono arrivato fino alla fine del studio, del percorso per laurearmi in architettura e
senso ho preso un'altra strada, mi faceva troppo schifo. Non ho chiuso il studio, ero lì, dovevo fare il test, non l'ho fatto. Questa è la lezione. Allora, hai o hai avuto rapporti lavorativi con gli enti locali, province o regione e i tuoi familiari più stretti, intendo figli, genitori, fratelli o sorelle, se sì non ritieni che questa condizione potrebbe generare un potenziale conflitto di interessi? No. Bene, abbiamo risparmiato tutti. Una domanda a posto. Benissimo. Che dicano la terra alle 5 stelle del. Buongiorno a tutti e grazie. Risponderò a Roberto. Allora, sono Massimo Marinelli, Roma, 17° municipio, per gli amici laziali, il territorio che comprende San Pietro, la città giudiziaria, 70.000 abitanti, in una realtà a forte vocazione commerciale e di attività professionali. Non è agevole parlare di se stessi in pochi minuti perché si rischia sempre di dire troppo, troppo poco. Io peraltro ho 50 anni di vita alle spalle e quindi comprimerli in due battute potrebbe insomma anche essere riduttivo, ma non ho alcuna intenzione, al contrario, neanche di sbrodolarvi addosso note autobiografiche o raccontarvi magnifiche sorti e progressive. Una cosa voglio dire, è giusto e opportuno che io dica subito a tutti riguardo al mio rapporto con il movimento. Io sono un iscritto, diciamo, di nuova generazione, se mi consentite questa locuzione, cioè post 2012, e riconosco pienamente e totalmente il valore di coloro i quali si sono riconosciuti in questo movimento in un periodo molto più ostico, molto più difficile, se possiamo dire molto meno affluente di quanto non sia questo. E, diciamo che se sono qui, se molti di noi oggi sono qui, lo dobbiamo anche a questa, diciamo così, visione, a questo impegno di tanti militanti che, ripeto, l'hanno fatto in condizioni ben diverse da quelle di adesso. Quindi io vi voglio ringraziare pubblicamente ed è anche un motivo per il quale sono qui a farmi conoscere, non con alcuna intenzione di, diciamo, candidarmi a presidente, in quanto appunto riconosco questo valore a chi ha un termine di militanza più ampio. Detto questo, in ordine al movimento, oggi naturalmente ho preso anch'io il testimone appunto di condurre avanti queste battaglie e per rispondere a Roberto Di Palma, io ritengo che il Movimento 5 Stelle, l'etica 5 Stelle sia più che diciamo, un'adesione teorica a dei valori, sia uno stile di vita, di comportamento, quello che si è fatto e come lo si è fatto. Per quanto mi riguarda, anche se lo dico con un certo imbarazzo e mi comprenderete, ecco, parlare di se stessi non è semplicissimo, detesto la demagogia, insomma io penso di potermi definire un cittadino a privilegi zero. Nel senso, non ho difficoltà, provengo da una famiglia normalissima, una madre casalinga e un padre dipendente di un'azienda privata, non ho ricevuto altro che una rigorosa educazione da loro, punto. Il resto, poco o tanto che sia, buono o cattivo, è tutto frutto di me stesso. Sono una persona la cui vita è improntata su due binari, poi lo potrete anche leggere, appunto sono costretto a rimandarvi a quello, lo studio e il lavoro. Ho molto studiato e infatti mi sono avvicinato. Ho molto studiato e anche lavorato e diciamo che gli studi che ho fatto sono studi inerenti alla politica, ai sistemi politici, la comunicazione politica e il marketing politico. È uno dei uno degli argomenti che appunto ho cercato di portare e vorrò portare anche dentro il movimento, perché sono convinto che questo movimento potrà crescere proprio se si contaminerà di diversità. Allora, vi prego di rispettare i tempi per la rivalità e per rispetto a tutti, e chi è lì in fondo, prego, magari se vuole parlare, di uscire, perché un po' di silenzio. Allora,
quali sono le tue competenze, le tue capacità che puoi portare all'interno del consiglio regionale? Un minuto. Allora, vi dicevo, i miei studi sono in ordine, sono di carattere sociopolitico, e quindi sotto questo profilo, tra l'altro appunto sono stato uno anche dei relatori, degli animatori del gruppo studi a 5 Stelle. Quindi ritengo sotto questo profilo insomma, di poter portare un contributo riguardo appunto alla normativa politica, ai sistemi di organizzazione. Però se mi consente, questa domanda mi consente di fare un'altra digressione. Ho fatto un percorso lavorativo di carattere manageriale nell'ambito del settore privato e con grande piacere sto leggendo in questi giorni il blog di Grillo, che sta spostando molto l'attenzione sui temi economici. Ecco, in particolare ieri è uscito, vi invito a leggerlo sul blog, un riferimento alle PMI, che sono un settore che seguo direttamente, con dei dati spaventosi, e Grillo ha proprio affermato, se le PMI muoiono, muore il paese. E siccome il Movimento 5 Stelle spesso quando giro e quando parlo con le persone viene molto identificato sui temi di carattere ambientale, energetici, rifiuti, sui quali naturalmente c'è un brand molto forte, in realtà ecco, mi piace molto l'idea anche di spostare adesso l'attenzione sulle tematiche del lavoro, dell'economia, della piccola e media imprese, sulle quali certo adesso in 2 minuti ritengo di avere delle competenze che derivano da 20 anni di attività. Vi prego di essere più rapidi perché sennò non riusciamo a fare, lo so, intendo quello che è più ampio. La domanda pure lunga. Domanda di vita vissuta. Conosci il numero verde gratuito per la prenotazione di visite, esami diagnostici e specialistici delle varie aziende ospedaliere, negli ambulatori della SL di Roma, della Regione Lazio, detto anche Recup? Di allegria, posso servire, va per tutti. Mi raccomando, le risposte cerchiamo di essere più concise, perché sennò non riusciamo a farne le due, e se impiegate 2 minuti di tempo per una risposta, poi la seconda la devo far saltare per regolarità, ok? Prego. Grazie a tutti. Mi chiamo Alessandro Di Nicola, vengo da Anzio, ho 32 anni, sono attivo nel Movimento 5 Stelle dal 2009, certificato anche sul blog nazionale. E questa cosa delle regionali ci è scoppiata un po' in faccia, però penso che il processo sia stato molto, molto interessante. Per quello che riguarda il mio territorio, Anzio Nettuno, c'è stata una forte concertazione diciamo, tra gli attivi sia del MIRAP di Nettuno che del MIRAP di Anzio. E dopo che sono usciti fuori i requisiti, la richiesta dei requisiti a livello regionale, molto, molto poche persone tra gli attivi comunque del Movimento 5 Stelle, specialmente nella mia zona, sono state possibili candidabili. E alla fine sono rimasto solo io, ma vi assicuro che non l'ho chiesto, questo lo preciso perché voglio dire un'altra cosa. Che credo che chiunque sia attivo nel Movimento 5 Stelle possa essere portavoce, perché il significato di portavoce significa proprio insomma che porta la voce di un gruppo. Detto questo, ho accettato chiaramente la candidabilità perché ci credo e quindi voglio dare la mia. Il mio contributo, la mia esperienza, insomma tutto me stesso, perché poi alla fine non si può pensare da di me, è una cosa che ci assorbe completamente. E detto questo, voglio rispondere alle domande perché mi piace. Benissimo, ora mi do più una domanda in più perché c'ha 3 minuti. Lavoro. Vado io? Siamo tu. Vai, tranquillo. Allora. Se sarai eletto in consiglio comunale ti troverai certamente in condizioni di non comunale c'è scritto no, sociale, le domande le fate voi, comunque c'è scritto comunale, diciamo regionale, ti troverai
certamente questa è la massima trasparenza di tutto, sì, no? Okay. Allora, certamente il Consiglio riconosce gli intrecci tra lobby e politica. Ci puoi garantire di avere il coraggio di denunciarle pubblicamente? Io ho il dovere di denunciarle. Allora, parlaci della tua esperienza diretta dove hai detto no ad una proposta di corruzione. Se l'ha avuta. Non so che dire, nel senso no, non ho avuto proposte di corruzione, anche perché non ho mai fatto politica, non ho mai fatto parte di partiti o movimenti politici che non sia stato il Movimento 5 Stelle. Quindi quando me la proporranno, la mia idea è sempre stata questa e ho sempre avuto molta ammirazione di quelli che hanno poi creato quella situazione in cui dicevano sì, venite a proporre lei, e poi hanno fatto incastrare insomma le persone. Bravo. Che non so se mi sto spiegando. Telecamera, un po' di telecamera in scena. Allora, come intendi garantire la partecipazione di tutti gli attivisti e la cittadinanza? La cittadinanza non ho capito il senso, però prima rispondo alla domanda. Sì, allora, beh, la partecipazione penso sia garantita dai vari, forum, dai vari momenti di democrazia, cioè meetup, siti internet, a disposizione delle persone, di quel feedback, e poi anche le assemblee, le riunioni, qualsiasi momento ci sia di condivisione, di partecipazione. Quindi io credo che il movimento, per come è costituito, ci abbia gli anticorpi, come dice sempre anche Peppe Grillo, e ci credo vivamente. E quindi credo anche che la partecipazione sia garantita proprio strutturalmente, anche perché si è visto questa mattina, insomma. Ancora tempo? Il tempo è quello che è, se sei rapido e conciso. Allora, poi bastano le domande. Se si respara, ci sono. Allora, sapere che ti candidi con regole difformi da quelle nazionali, quale sensazione ti provoca? Bene, questo posso dire una cosa. Allora, una regola, voi sicuramente, non so se tutti l'hanno letto, comunque sul portale nazionale una delle regole più importanti secondo me è che si possono candidare alle politiche soltanto chi fa parte di liste già certificate, e invece è così. Questa mattina non è stato detto, però è normale che noi siamo difformi, perché? Perché una realtà nazionale deve avere delle garanzie di un certo tipo, regionale deve avere delle garanzie di un altro tipo, e a livello comunale ci conosciamo e quindi ci garantiamo a vicenda, cioè in qualche modo. Quindi no, per fare. È normale che ci siano difformità, è ovvio, altrimenti nella regione Lazio si dovrebbero candidare soltanto appartenenti a liste già certificate, e che è un'assurdità perché prima di tutto abbiamo altri sistemi di garanzia e poi non ci sono i numeri, se fosse così. Grazie. Applauso. Allora, adesso vediamo Gianluca Perilli. A questo saluto a 3 minuti, si fa il video più domani, che sono di tutti voi, senza problemi. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Perilli, vengo da Roma, 17° municipio. E sono iscritto dal blog nazionale del 2010, da quello romano del 2011, e sono un avvocato, posso guarire però se posso migliorare, e sono sposato, ho una figlia di una bambina di 5 mesi e sono felice. Voglio dire questo anche perché io appunto per essere fiero con loro. Penso che qui bisogna ribadirlo, di essere del Movimento 5 Stelle, e ho risposto proprio prima di venire qui a una domanda che diceva, cioè, qual è un'esperienza del tuo attivismo che ricordi con piacere? È una bella domanda, perché in quest'anno ci sono stati tantissime esperienze, la partecipazione dei banchetti, insomma, per chi non è abituato ad avere anche un volantino la prima volta può essere qualcosa che imbarazza, ma poi invece è un'esperienza anche quella che è bellissima. E poi ci sono stati gruppi, la partecipazione, l'incontrare tante persone, confrontarsi con tante persone, però dovendone selezionare qualcuno ho detto guarda, quando ho cliccato la prima volta, insomma, sono entrato nel Movimento 5 Stelle Roma, ho dato la dimostrazione in pratica di come una persona
da un cittadino qualunque può arrivare oggi qui a parlare con voi senza mediazioni, senza che nessuno preveda che questo avvenga ringraziando qualcuno o per intercessione di qualcuno. Questa è la vera differenza, secondo me, su quale dovremmo insistere, perché è possibile. Tutti noi siamo la dimostrazione che questa cosa è possibile, e guardate che è impensabile per tutto il sistema politico, questa cosa è impensabile. Questa è la vera democrazia, e questo si aggancia anche al fatto che, per esempio, se dovessi, una delle prime cose che secondo me bisogna abbattere, che è stato oggetto anche dei miei studi, diciamo, anche costituzionali, è la partecipazione. La democrazia partecipativa deve essere incrementata, tutto il sistema referendario deve essere rivisto, deve essere appoggiata alle riforme costituzionali, perché la partecipazione dei cittadini, per come adesso è prevista, ha dei grossi limiti. E già a livello regionale si possono fare tantissime cose, quindi il coinvolgimento della cittadinanza e l'informazione, perché la cittadinanza non sa nemmeno la regione lo spreco che avviene. Sono cose semplici, però se non si riparte da queste cose non si può vedere quello che si è cambiato. Se non parti nell'informare le persone su quello che è il dato su cui lavorerai, non ti potranno riconoscere nulla. Bene, allora, domanda anche perché... Quanti anni hai? Giusto, 38. Allora, parliamo di cultura. Sai che cos'è il Lazio Film Fund? Vabbè, a me è una domanda. Ma allora, comunque, no, ma la cosa è particolarmente grave, mi auto denuncio, perché tra l'altro mi occupo pure di cinema, di diritti cinematografici, eccetera, anche di un lato artistico, diciamo, documentario. Non sapevo che è particolarmente grave, ma presumo, siccome la regione si occupa anche delle competenze della cultura e lo spettacolo, che sia collegato, però. È un fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo della regione Lazio. Un fondo regionale, dove con quel fondo si possono realizzare dei film della regione Lazio. È una domanda, però non la ricordo. Se tu io? Dai. Ragazzi, questa l'hanno scritta sul Tevere, non è una domanda. Quindi. Sul Tevere, dice che butta nel Tevere perché se non sei capace. Andiamo avanti, un'altra domanda. Dai, sul Tevere. Allora, la tua candidatura è stata proposta dagli attivisti del tuo meetup per i tuoi meriti nell'attivismo per il movimento, o hai deciso di candidarti di tua volontà pensando di essere la persona giusta? Dobbiamo ancora ribadire il fatto che non esistono autocandidature, e penso che sia comunque un principio ormai accertato nel movimento e riconosciuto da tutti, e evidentemente sono stato proposto dal mio municipio e poi rivotato dal movimento, insomma. Quindi sotto questo aspetto è ricevibile questa domanda. Altra domanda al tuo. Ponendo come presupposto il fatto che venga eletto e proiettandosi al futuro, cosa immagina di fare il primo giorno successivo al termine dell'eventuale secondo mandato? Allora, bisogna appunto vedere se c'è un secondo mandato eventuale, dipende da quello che si è fatto nel primo mandato. Io spero sempre meno rispetto a quello che si è fatto. Vuol dire che al termine del secondo me ne vado a casa, giusto che sia. Ringraziamo Salvatore. È più tempo, vale per tutti. Allora, le domande sono state postate sul forum, poi l'ufficio stampa, poi c'è gente che le mette qua dentro, quindi per garantire massima democrazia e trasparenza. Diciamo che sono state eliminate soltanto le domande offensive e quelle proprio palesemente off topic, come si dice. Però adesso le hanno messe qui dentro, ne abbiamo qualcuno alla lettera, speriamo, confidiamo nel vostro buon senso e buon gusto. Allora, andiamo avanti. Allora, Davide Barilari. Grazie a tutti. Allora, Davide Barilari, 38 anni,
una vita nel volontariato, ho scritto un curriculum, avete visto che ho dato una mano in banca etica, commercio consolidale, gruppi d'acquisto, emergency, insomma sono sempre stato attivo nelle retrovie, nel volontariato. Nel volontariato ho imparato a che contano più le idee delle persone, questo per cui sono entrato nel movimento e non mi sono mai messo in prima fila per potermi candidare o essere protagonista. Ho sempre pensato che un portavoce è solo un portavoce, come hanno detto anche altri, e che tutti insieme stiamo costruendo le cose che porteranno avanti i nostri eventi, per cui con umiltà e con modestia insomma mi sono reso disponibile, ma poi il gruppo che mi ha scelto mi ha dato queste possibilità. Molto velocemente, perché sono nel movimento per due motivi: per distruggere e per creare. Distruggere perché l'Italia ha tolto la parola ai propri cittadini, ha dato in mano il potere, ha dato in mano la democrazia stessa a questo sistema corrotto di partiti, di banche, di tutte queste persone che con i loro soldi, con il loro potere hanno distrutto la sanità, la scuola, hanno distrutto l'economia, hanno tolto il lavoro. Per questo io voglio avere la possibilità di contribuire a togliere questo potere, queste mafie, questa corruzione, di portare l'Italia a quello che è un paese fatto di cittadini che decidono il proprio futuro. E creare, sono nel movimento per creare, perché abbiamo tantissime idee, l'ho visto nei tavoli di lavoro, l'ho visto su Liquid Feedback, ho tantissime idee che sono solo da realizzare. Per cui i nostri portavoce saranno lì, faranno quello che noi diremo, e queste idee che abbiamo per risolvere i problemi saranno le prime che faremo e che porteranno l'Italia in un nuovo mondo, in un nuovo piano di crescita, di sviluppo. Per cui credo che il movimento abbia un'opportunità enorme, no? Dobbiamo lasciare che le cose vanno avanti così come sono andate avanti fino ad oggi. Quindi la fiducia che i cittadini daranno sarà nelle nostre mani e saremo noi a dover portare le buone idee che abbiamo e che risolveranno tantissimi problemi in qualsiasi campo. Quindi su questo sono davvero convinto. La domanda. Che municipio sei? Tredicesimo municipio di Roma. Quanti anni hai? 38. Allora, sì, la domanda è: i candidati inizialmente si presentano con nome, cognome, anni e da quale municipio? Facciamo senza fare troppe domande. Allora, la regione gestisce la sanità pubblica, come pensi di garantire le cure gratuite e l'accesso a chi non ha possibilità economica? Disoccupati, extracomunitari, rifugiati politici. Allora, credo che la sanità sia un punto, forse la priorità maggiore che avremo, per cui dobbiamo per forza rivedere, partendo dal buco enorme che avremo nel bilancio, quindi a livello finanziario ci troviamo di fronte a uno sfascio incredibile. La sanità credo che sia la prima priorità da affrontare e, come appunto la domanda diceva, garantire a tutti il diritto all'accesso alle cure. Quindi dovremmo rivedere, credo, le convenzioni con tutte le aziende private, quindi tutto il settore privato che sta speculando sulla salute, sta investendo su chi si può solo permettere le cure e invece sta lasciando perdere invece chi non ha queste possibilità. Quindi, prima priorità sulla sanità credo che sia proprio capire, una volta che comprendiamo il bilancio, quanto possiamo permetterci come finanziamento, come contributo, spostare al pubblico, investire sul pubblico per ridare il diritto alla salute che appunto in questo paese è stato dato solo a dei soldi. Scusa, anche il volontariato. Sì, dovremmo spiegare. Come c'è una nicchia di volontariato regionale che viene certo, utilizzata, certo. No, diciamo che io non ho competenze nella sanità, sicuramente il gruppo che sta lavorando sul tema sanitario avrà tutta una serie di competenze, di idee, di cose necessarie per poi affrontare il problema. Io posso rispondere solo come, diciamo, idea generale, spostare e finanziare il pubblico. No, non sono domande, le domande vengono postate qua e poi dopo. Allora, vado, Allora, domanda alla politica: come impronterai le tue relazioni con le forze politiche avverse, se in maggioranza, se in opposizione? Allora, credo che la scelta a livello nazionale, ma che poi si ripercuote su tutti i livelli, per cui cittadino, regionale e locale, e non fare alleanze è una scelta vincente ed è fondamentale. Questo perché non dobbiamo essere influenzati e né corrotti da quel sistema partitico che cerca di rinnovarsi, ma che alla fine è sempre lo stesso. Quindi credo che l'alleanza non ci sarà in ogni caso,
sulle singole proposte, quando il PD farà magari una votazione veramente a favore dei cittadini, su quella singola proposta potremo trovare non un'alleanza ma un voto comune, una discussione comune. Però sulle singole proposte, in quei singoli casi che veramente ci sarà il benessere dei cittadini al primo posto. Ringraziamo Dante, il tempo è scaduto, e proseguiamo. Allora, adesso è arrivato il turno di Bianca Maria Zama. Bravo! Una donna. Mi raccomando, presente adesso chi sei, da dove vieni, gli anni, così. Anche che sei una donna. Più o meno. Vabbè, allora io sono Bianca Maria Zama, sono la candidata del sud-est della provincia di Roma e ho 42 anni, chiaro, da fare, ragazzi, a febbraio, quindi 41, vabbè però. E, allora, la mia storia con il movimento è iniziata nel 2008, durante una manifestazione contro l'inceneritore, incontrai il mio primo grillino che sta qui presente, con cui poi siamo diventati amici, e mi convinse a fare il secondo Food Day. Il Food Day è stato per me veramente una emozione unica, perché ho capito che veramente i cittadini potevano cambiare il sistema e che c'era tanta gente che voleva cambiare. E quindi, diciamo, animata da questa emozione, abbiamo deciso con questo gruppo di sparuti all'inizio, persone che condividevano questa mia idea, questo mio sogno, abbiamo creato il meetup di Albano, Castelli Romani. L'abbiamo chiamato Castelli Romani perché abbiamo capito subito che i cittadini i Castelli Romani sono cittadine diverse che però hanno le stesse problematiche e quindi che sono il trasporto, gli inceneritori, la discarica, il problema del territorio che viene costantemente devastato. E quindi abbiamo poi il nostro attivismo è arrivata la spada di Damocle, la chiamata alle armi della lista civica, e noi abbiamo deciso di buttare il cuore oltre l'ostacolo. E con tanta emozione abbiamo deciso di fare questo percorso perché volevamo dare il futuro ai cittadini di Albano, perché Albano aveva bisogno di qualcuno di nuovo che portasse idee nuove e informazioni verso l'esterno, perché avevamo visto che mancava profondamente questo aspetto. Non è andata come volevamo, però non ci siamo lasciati sconfiggere e siamo andati avanti. E nel 2010 con un gruppo del Castelli Romani abbiamo creato il meetup di Ariccia, perché abbiamo notato che i cittadini vogliono un riferimento locale, cioè vogliono il movimento della città, cioè vogliono potersi riferire al movimento di Ariccia, di Albano, di Marino, e quindi si è creata questa esigenza sul nostro territorio e siamo andati avanti per fino ad arrivare qui. Io sono lavoro nell'ATAC, l'azienda dei trasporti del comune di Roma, e sono in internal auditor, cioè che cosa faccio? Vado in giro per l'azienda insieme ai miei colleghi, cerchiamo di individuare le cose che non funzionano e risolverle insieme, trovare delle soluzioni. Quindi è questo un po' quello la mia esperienza che porterei alla regione, cioè condividere le soluzioni, cercare quali sono le cose che non funzionano, negoziarle per il bene di tutti, cioè trovare un qualche cosa che vada bene a tutti, e questo è quello che spero di poter fare per voi. Questa è la tua domanda, dai. La tua candidatura rispetta la regola dell'unità Lazio? Sì, assolutamente, perché anche se sostanzialmente è venuto dopo il nostro percorso, noi nell'area sud-est abbiamo cercato di trovare le caratteristiche che ci piacevano di più, cioè le persone che da più tempo erano attivi e quindi le persone che erano disponibili. Poi ci sono state tantissime persone che nuove veramente hanno detto: noi non abbiamo l'esperienza però vi aiutiamo. Questa è stata una cosa veramente, cioè a me ha fatto veramente molto piacere, perché a me quando la prima volta mi hanno nominato il mio nome io mi sono un po'... ho detto: ma qui siete tutti un po' matti, però poi mi hanno aiutato ad andare avanti e sono contenta. Allora, con quale frequenza e quale mezzo coinvolgerai, consulterai meetup e elettori per le scelte?
Allora, penso che continueremo ad adottare gli stessi metodi che abbiamo usato fino ad oggi, quindi riunioni, assemblee, meetup, e poi ci sono nel mio gruppetto delle persone che sono molto molto attive dal punto di vista di internet e di metodi diretti della democrazia, che veramente ci mordono tutti i giorni a dire bisogna fare di più per coinvolgere i cittadini, quindi penso che continueremo così, faremo liquid feedback, faremo pure a scuola, secondo me bisogna anche insegnare alla gente a usare internet e questi meccanismi, perché non è proprio banale saperlo usare. Creiamo il futuro, perché ce n'è bisogno. Allora, adesso abbiamo diciamo ancora due persone prima della pausa. E un'altra donna, Valentina Corrado. Salve, sono Valentina Corrado, 26 anni, sono laureata in giurisprudenza. Io sono nata a Crotone, nella soleggiata Calabria, io ho vissuto fino all'età di 18 anni. Mi sono trasferita a Roma nel momento in cui sono iscritta all'università e dal 2007 vivo a Pomezia. Sono una donna in movimento dal 2011, nel momento in cui successivamente al Cozzarei ho deciso di chiudere il computer e rendermi attiva e partecipe sul territorio. E non vi racconto nel dettaglio tutte le attività che abbiamo portato avanti sul territorio, perché lo potete vedere sul curriculum. Però ve ne citerò qualcuna che mi ha particolarmente resa... Secondo, blocca il tempo. Scusate, lei sta parlando, c'è bisogno di rispetto per tutti quanti, ok? Quindi chi non vuole ascoltare, lo prego ancora una volta di uscire fuori. E anche fuori magari allontanarsi anche un po', perché si sente inclusivo anche da fuori. Allora, quindi, ritorniamo a Valentina. Scusami, Grazie. E dicevo, ve ne citerò qualcuna che mi ha reso particolarmente felice e spinto, mi è stato di un incentivo per andare sempre avanti e fare di più e fare di meglio. Da dicembre 2011 a febbraio 2012 ci siamo dedicati soprattutto alla tutela di una duna di macchia mediterranea presente sul litorale, che rischiava di essere distrutta dal cemento. Infatti l'amministrazione comunale aveva rilasciato un permesso di costruire, ma facendo l'accesso agli atti ci siamo accorti che mancava il nulla osta dell'ufficio ambiente, un documento preliminare al rilascio del permesso di costruire, perché serve a verificare la compatibilità del progetto con il regolamento verde. Così abbiamo invitato l'amministrazione ad agire immediatamente. Ho costituito questo comitato elettorale che diciamo dovrà seguire un po' per intero la formazione e la presentazione della lista. E in questa prima fase siamo alle prese con la verifica dei requisiti dei candidati, infatti a breve ci riuniremo di là appunto per proseguire con queste operazioni. E al tempo stesso io volevo dire che sempre il 18 abbiamo nominato i delegati di lista. Io sono il delegato della lista regionale anche della provincia di Roma. Non so sinceramente se ringraziarvi o no per questo incarico, no? Scherzi a parte, insomma, cercheremo di farlo al meglio e di tirare la volata a tutti i candidati, insomma. Anzi, ne approfitto per farvi gli auguri. Comunque i delegati di lista sono Marcello De Vito e Massimo Baroni, anche se ancora un po' indeciso per quanto riguarda la lista regionale, anzi mi dicono dalle... che Renzo Mercanti, quindi insieme a me per la lista regionale, Luigi Mirelli e Cristian Bellincampi per la provincia di Frosinone, Bernardo Bassoli, Sonia Carosillo, Cristian Iannuzzi e Davide Valluci per quanto riguarda la provincia di Latina, Roberto Feliciangeli, Nunzio Giuseppe, Gabriele Lorenzon e Marcello per la provincia di Rieti, Marcello De Vito e Massimo Baroni, va bene, comunque Marcello De Vito è il nome che ho detto prima per quanto riguarda la provincia di Roma, e Luigi e Renzo Mercanti per la provincia di Roma, Luca Cercotelli e Alberto Satriani per quanto riguarda la provincia di Viterbo. Non so se volete sapere anche i nomi del comitato elettorale. Comunque per qualsiasi domanda, insomma, di là potete venire a farci le vostre domande. Vi saluto a tutti e buon proseguimento, grazie. David Porrello, Dante Santa Croce,
Andrea Quirino, Letizia Naraci che prova un attimo impegnata alla componente virtuale per ascoltare la persona. Ilaria Calabrese, Emiliano Bombardieri, Laura Vallucci, Leone Tinazzi e Matteo Arena. Queste sono tutte le persone che vi prego di mettersi qui alla nostra destra. Ok? Qualcuno manca, però dovremmo iniziare. Quanti dovrei provare? Sono 6, 4, 5, 6, 7, 10 persone. Sì, una stava dentro 7, ecco, stanno arrivando. 8, 9. Vedete, mi ritengo io, dai, non è proprio. Io Vadalino, eccoci qua. Vai Giampiero, vai! Funziona? Va avanti, sentite? Ne abbiamo due, così meglio. Vado? Vai. Ciao a tutti, io mi chiamo Giampiero Vadalino, quarto municipio di Roma, anni 32, essendo un piccolo bambino, diciamo. La mia esperienza di vita più che altro, io sono di origine catanese, sono andato via da Catania a 18 anni, finita la scuola superiore, sono venuto a Roma e in quegli anni, erano gli anni, l'anno 2000, quando c'era il boom dell'informatica. E infatti io ho un know-how di project manager, comunque sono nato più o meno, diciamo, ho vissuto tutta l'era internet e tutte le evoluzioni, le varie innovazioni che ci sono state. Non si sente? Prova? Sì. E tutte le varie innovazioni che sono susseguite negli anni nel mondo internet. Tutt'oggi mi occupo di innovazione, lavoro in Telecom Italia, faccio il project manager, guadagno 1.800 euro al mese, non ho proprio nessun, diciamo, mi sento anzi un privilegiato perché tutt'oggi ancora ho un lavoro, ringraziando Dio. E tutti sapete cosa significa lavorare in Telecom Italia, perché anche Grillo fortunatamente è andato a parlare nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia quando dell'era del tronchetto, e vi assicuro che hanno distrutto una vera realtà italiana e di innovazione. E lì il tutto viene lasciato alle persone, diciamo. Quindi tutt'oggi io mi occupo di servizi innovativi, quindi tutto ciò, non sono un guru, alcuni mi descrivono che è arrivato il guru, lui sa tutto di internet. Personalmente ritengo che questa non è una cosa corretta, perché tutti quanti basta avere un po' di pazienza e basta fare un attimo un passo avanti e fare un cambio culturale e tutti possiamo accedere a questi servizi innovativi. Inoltre una cosa, diciamo, che è bella del movimento, no? Questo concetto di rete, almeno nella mia interpretazione, non è internet e basta. Il concetto di rete è un cambio culturale, iniziare a lavorare uno con l'altro per un obiettivo finale, per uno scopo finale, che è quello di stare meglio tutti alla fine. E meglio tutti è che grazie alle nuove tecnologie che ci vengono in aiuto è possibile a questo punto veramente, diciamo, formare un gruppo, una rete. Quindi non è solo internet, okay? Ma è internet è uno strumento che fino ad oggi non c'era e che mi permette di adesso di poter sapere anche cosa succede dall'altra parte. E se si ha un po' di umiltà, vi assicuro che nel resto del mondo ci stanno bei progetti che si possono provare su internet, si possono studiare e si possono applicare anche qui dalle parti nostre, andando a studiare il contesto nostro. Cioè internet deve essere utilizzato come uno strumento per andare a recuperare informazioni. Questo, diciamo, è quello che ho imparato io nella mia vita, nel mio percorso professionale, perché alcuni parlano di competenze, io non sono un professionista e ho finito, ma vado su internet e ciò che mi serve lo vado a cercare là e studio. Okay. Vai con le domande. Allora, metto le cuffie? Vai, pesca. Questo grosso, sarà qualche bella domandona. Allora, come intendi procedere per la scelta di assessori regionali e dirigenti dei dipartimenti? Sì, questa è una bella domanda. Diciamo che prima di scegliere bisognerebbe un attimo studiare. Il concetto è, alcune volte diciamo, ma bisogna scegliere colui che sarà il responsabile, il dirigente del posto, no? Ma
per poter fare una scelta la prima cosa che bisogna fare è andare a sentire gli operativi, coloro che parlano, perché la scelta deve venire da là, non sono io che scelgo, io devo andare a capire e devo farmi portavoce delle esigenze che stanno in basso, io non devo scegliere, è la rete che deve scegliere. E quindi se bisogna nominare un direttore di un ospedale, un direttore, un dirigente, deve essere dal basso che deve partire, perché dal basso si sanno, si conoscono le persone che effettivamente sono meritevoli e che quindi sono in grado di gestirle queste persone. Ok, vai. Scelgo io. Okay. Una bella. Sì, vediamo. Mazzo. Allora, è stato il comitato gruppo di appartenenza a proporti alla candidatura per la stima e il tuo lavoro svolto all'interno del movimento? Sì. Un'altra, dai. No, è giusto. È giusto. Diciamo sì, naturalmente cosciente di quello che vado a fare, quindi abbandonare tutto ciò che io sto facendo oggi. Questa è una bella domanda. Allora, Le proposte che verranno messe sul tavolo dai partiti saranno prese in considerazione o le boccerai a priori e perché? Assolutamente non vanno bocciate a priori, perché ogni proposta va analizzata, va discussa e va condivisa con tutti. Se è una buona proposta non capisco perché non si possa portare avanti. Ultima. Allora, cosa significa per te uno vale uno? Bella domanda. C'hai 10 secondi. Uno vale uno, ma se non fa nulla vale zero. Rispondo solo con questo. Grazie, l'associazione Natalino. E adesso abbiamo qui David Borrello. Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo David, diciamo, dentro il progetto che mi ha presentato. Ho 32 anni, si deve? Sì. Ho 32 anni e sono laureato in ingegneria, lavoro ad Aprilia nel settore dei trasporti e della logistica, e proprio questa società che costruisce carriere in tutto il mondo. Nome? David Porrello, sì. Vengo da Civitavecchia e... faccio parte del coordinamento della provincia nord-ovest di Roma, quindi della divisione che avevo detto prima, Roberta. Entro nel Movimento 5 Stelle per un motivo semplicissimo: mi trovavo in Svizzera da studente e ho partecipato in quell'occasione a un'assemblea pubblica cittadina, la città era Bellinzona, mi ricordo, dove il sindaco e tutta la città si è riunita per fare il piano annuale dell'anno successivo. Io ho capito che una nazione può andare avanti grazie a questa partecipazione di chiunque. Tornato in Italia purtroppo non avevo trovato nessuno, è solo grazie all'invito di Rolando, il signore che ha parlato all'inizio, di Civitavecchia, che è riuscito a portare questo movimento nella nostra città, e io mi ritrovo qui grazie a lui. Nel 2012 partecipiamo alle amministrative e vengo scelto dal nostro comitato come portavoce, quindi come candidato sindaco. E proprio per rispondere alla domanda che ho visto in precedenza, a cui voglio condividere questa cosa, i portavoce non bisogna stare attenti, perché riceveremo sicuramente qualche proposta non proprio pulita. Io come portavoce del Meetup di Civitavecchia, io stesso ho ricevuto delle proposte non accettabili, assolutamente non accettabili. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo sapere che esistono queste cose. E tutti i portavoci devono essere convinti che qualsiasi cosa ci venga detta va rifiutata a priori, e non sottoporre un problema, poniamocelo questo problema, perché esiste, questo problema esiste, e io ve lo voglio portare come testimonianza, perché l'ho visto in prima persona. E ancora oggi quando passo qualcuno ancora cerca di accalappiarmi, quindi è una cosa vera. E nel Movimento 5 Stelle noi ci è che abbiamo fatto, stiamo cercando di portare avanti, nonostante non siamo riusciti a prendere un seggio, cerchiamo di portare avanti l'attività. Siamo ancora per le strade con dei banchetti, abbiamo fatto uno ieri mattina, io purtroppo non c'ero. E cerchiamo di stare vicino alla gente, cerchiamo di prendere la loro voce, perché poi il portavoce deve fare questo: ascoltare la voce degli altri e portarla nelle sedi opportune. Ma se non si ascolta, che cosa va a fare il portavoce? Perde proprio la sua efficacia. Quindi
quello che dobbiamo fare anche della Loggiana è questo, cercare di ascoltare la voce di ogni città, di ogni cittadino, e cercare di rappresentare nel migliore dei modi all'interno della, della regione. Ok, passiamo alle domande. Bene, prego, a te la scelta. Ok. Allora, se eletto, individui potenziali conflitti di interesse con l'attività tua o della tua famiglia? Allora, io sono un dipendente privato, l'ho detto prima, non ci sono interessi, anche perché non lavoriamo con gli ambiti regionali, quindi da parte mia personalmente non ho questo tipo di problema. Nella famiglia nemmeno, mio padre era un impiegato all'ospedale, insomma, niente, nella mia famiglia non ci sono stati mai rapporti con la regione o comunque con le istituzioni. In termini lavorativi, comunque, ecco, quello che volevo dire è che se io ho accettato la mia carta il fatto di essere un portavoce, quindi è perché voglio, cioè, voglio portare avanti delle idee, voglio portare avanti idee di tutti quelli che saranno con me, perché vado avanti perché dietro c'è qualcuno, non vado avanti, quindi il mio passato, la mia personalità non c'entra niente con questa cosa. Ok, vai, altra domanda. Domanda interessante: sei favorevole alla liberalizzazione delle droghe e alla riapertura delle case chiuse per risanare i conti della regione? Innanzitutto non si possono risanare la cassa regionale, come quelli comunali, come quelli nazionali, avrebbe le case chiuse o non legalizzando la droga. Cioè, se quello è il metodo, solo quello, non credo che sia una cosa proprio. Se sono a favore o no, io personalmente posso esprimere un'idea, ma in realtà questi sono temi di carattere generale dove la nazione o la regione nel caso particolare si deve esprimere, cioè noi dobbiamo, che io sia a favore o contrario, che importa? Non importa nulla, se io sono chiamato a far portavoce, devo portare la voce di chi decide se è favorevole oppure no. Ok, ultima domanda, vai. Allora, domanda casuale, hai saputo che ci sono stati degli imbrogli nelle elezioni, ma sei stato eletto, come ti comporti? Gli imbrogli non possono essere mai tollerati, sia che va a tuo favore che contro di te. Quando ti va contro sei arrabbiato due volte, quando va a favore devi essere arrabbiato uguale, c'è stato un imbroglio, bisogna procedere con la realtà, la trasparenza che tanto diciamo deve essere posta sempre avanti a te. Bravo! Okay. Tempo terminato, ringraziamo per il correndo. Ho candidato che è Dante Santa Croce. Bravo, applauso per tutti, eh! Buonasera a tutti, Dante Santa Croce, 16° municipio, e vorrei aprire questo, diciamo, piccolo discorsetto ringraziando proprio chi mi ha consentito di arrivare qua. Il municipio, poi la conferma del comune, per me è già questo un punto di arrivo, sono già soddisfatto, quindi grazie. Mi presento meglio, una wiki abbastanza credo esaustiva, comunque diciamo, ho fatto un percorso di studi abbastanza limitato, mi sono fermato a una maturità tecnica, quindi sono geometra. Ho ricercato immediatamente un'indipendenza economica, essendo figlio di impiegati, insomma, non è che si navigava nell'oro. Sono stato, diciamo, ciusi, come diceva Fornero, però ho fatto tutti i lavori. Ho cominciato col manuale, ho fatto l'idraulico, ho fatto il cameriere, ho fatto tutto. Ho guadagnato e quindi mi sono reso subito indipendente. Chiaramente ho sentito dopo l'errore di non aver completato un percorso di studi, soprattutto nel diritto, che mi avrebbe molto affascinato e che mi affascina tuttora. Quindi tengo molto alla legalità, questo è un mio punto fermo e quindi, diciamo, quello che mi ha portato qui è questo, diciamo, squilibrio che c'è nella vita politica italiana. Questo eccesso di privilegi che ha, diciamo così, affermato delle categorie a danno di altri. Io sono stanco di vedere le persone che saltano la fila, sono stanco di vedere delle pratiche che passano avanti ad altre perché qualcuno le ha spinte e quindi non accetto più questo Stato. Credo che il Movimento 5 Stelle
rappresenti alla perfezione questa questo dramma del paese. E allora la crescita e la partecipazione deve venire da qui. Io diciamo non è che condivido certamente tutto il percorso di Beppe Grillo, ho delle perplessità sul modo di comunicare, l'ho più volte esposte, ma le mie perplessità sono legate semplicemente al fatto che questo movimento deve arrivare dappertutto. Io faccio moltissimi infopoint, sono quelli che mi danno la spinta. Quando vedo le persone di 70-80 anni che sono fuori dalla rete, mi dispiace tantissimo non poterle aiutare, non poter portare fino dentro quelle case questo discorso che invece sposerebbero tutti, perché è un discorso di democrazia, è un discorso di, diciamo, di partecipazione totale. Credo che il nostro obiettivo deve essere questo. Grazie. Allora, aspetta, non leggiamo un culo perché si sente bene. Allora, sapendo che le remunerazioni nette al mese sono circa di 8.000 euro, ripartite in 4.300 di stipendio base, di circa 4.000 tra benefit, diaria e rimborsi vari, e sapendo già da ora che lo stipendio base verrà decurtato a 2.500 euro netti, come pensi di gestire la parte eccedente, oppure pensi che siano rimborsi dovuti al consigliere e in quanto tali debbano rimanere al consigliere stesso? Allora, sul discorso dei compensi a livello generale ribadisco quello che ho detto prima. È uno scandalo che in Italia ci siano compensi di oltre 10.000 euro per chi si occupa della cosa pubblica. Chi si occupa della cosa pubblica deve prendere stipendi normali, perché altrimenti fa l'imprenditore. Siccome ho fatto un po' l'imprenditore, anche in questo senso sono stato un privilegiato, mi rendo perfettamente conto che si può tranquillamente fare qualsiasi tipo di lavoro in politica con 2.500-3.000 euro. Sono peraltro sostenitore di un tetto agli stipendi pubblici, a tutti. Il privato può fare quello che vuole, ma il pubblico non deve tollerare stipendi oltre una certa soglia. Sulle pensioni, visto che la domanda mi offre lo spunto, sono a favore del sistema svizzero dei tre pilastri. Credo che una pensione di 4.000 euro debba essere il tetto per chiunque. Chiunque vuole integrarla con cifre superiori, a mio parere, deve provvedere autonomamente. Su questo dovremmo essere proprio categorici, perché con 4.000 euro andiamo proprio a migliorare. Aspetta, che questa. Allora, i transfughi della politica, come ti comporteresti al di là del divieto del Movimento 5 Stelle se ti venisse offerta l'occasione? Poi dice, come fare per evitarlo? Cambio di casacca, insomma. Allora, sul cambio di casacca, io già ho impiegato 48 anni, non so se prima ho detto la mia età. Ho impiegato praticamente, siccome mi occupo di politica passivamente, posso dire da quando avevo 15 anni, e l'ho subita questa politica. Poi per arrivare, diciamo, al 5 Stelle ho impiegato veramente, è stato un sacrificio per me, sono molto emotivo. Quindi quando ho deciso di farlo, l'ho fatto con una scelta pienamente consapevole. Parlare di cambio di casacca per me è improponibile. Io posso solo dire che alla prima difficoltà abbandonerò il Movimento 5 Stelle. Nel senso, però, non mi fa intendere. Al primo, diciamo, alla prima difficoltà nel senso di sentore, di non condivisione del ruolo di portavoce, io non farò nulla di ciò che sarà un'interpretazione soggettiva, ma farò subito il passo indietro che credo chiunque in questa veste a 5 Stelle deve essere tenuto a fare. Ok, ringraziamo tanto terminato. Eccolo qua, le domande qui dietro. Allora, il prossimo candidato è Andrea Aquilino. Applauso. Salve a tutti, è un piacere essere qui. Oggi sono Andrea Aquilino, il secondo municipio di Roma, estensore di una famigerata proposta che intendeva portarci con delle liste a queste regionali. E sono ingegnere, professore universitario alla facoltà di architettura della Sapienza di Roma, e docenza a titolo gratuito, perché è una storia un po' familiare, quindi ho un po' la passione per l'insegnamento. E sono entrato nel Movimento 5 Stelle più di un anno fa,
quando eravamo sotto al 3%, il Movimento 5 Stelle aveva vinto altri, e qui è stato testimone di questo sviluppo rapidissimo dei consensi. È stato anche entusiasmante viverlo per chi l'ha vissuto come me, anche specialmente sui banchetti, eccetera, perché ho sempre potuto interpretare questo movimento entrandoci da una posizione dal basso, senza quindi stare a dottoreggiare, eccetera. Quindi mi sono caricato dell'incombenza di far nascere e partire il secondo municipio, che all'epoca non esisteva, e come amici del secondo sanno, ho sempre gestito la logistica, eccetera, quindi sto impegnandomi proprio per quello che potevo sul territorio, sottraendo il tempo anche a, come tutti facciamo, doverosamente, alla famiglia, che ho un bambino di 3 anni, e alla mia professione, all'università. E, detto questo, ho sempre odiato la politica, come la totalità di voi, a parte qualche piccolo episodio, ma che non dovrebbe essere significante, e ho sempre combattuto, purtroppo subendo nel mio lavoro, come è capito anche a voi, tutto quello, tutto il marciume che ha portato a avere un paese ridotto in queste condizioni. E quindi, devo dire, non sono mai sceso a compromessi nel mio lavoro, e vi devo dire che le pressioni subite sono state sempre tante, e mi hanno offerto per esempio nella sanità di essere direttore tecnico dell'ospedale Spallanzani, che è un istituto di ricerca italiano, e ho ripetuto, un ambiente impegnatissimo. Insomma, quindi so cosa vuol dire entrare in contatto con queste realtà, soprattutto sulla sanità, che mi vede nel mio studio anche fortemente indebitata, la ricerca disperata di crediti che non arrivano perché uno proprio non ha padrini, quindi questo ha comportato il fatto di mio padre. Sono una serie di situazioni abbastanza drammatiche, anche mia moglie perse un lavoro in un momento stesso in cui entrò, è stato interessante, no? Parliamo delle quote rosa, vero? E cerchiamo noi di rispettare più che possiamo le nostre liste. No? E poi la nascita di un bambino che ti responsabilizza ancora di più e ti fa ritrovare quell'entusiasmo che purtroppo abbiamo perduto e che il Movimento 5 Stelle ci sta arrivando. Ok, vai, scegli una domanda. Okay. Allora, hai mai avuto denunce e perché? Si l'ha avute? Fortunatamente nessuna denuncia. Ok, mi hanno parlato. Tranne quelle sul forum, certo. Allora, secondo te qual è il problema regionale più grave? Allora, i problemi sono tantissimi, credo però che il primo problema sia economico, sia la sanità. Purtroppo abbiamo tanti, c'è tanto da fare nella regione, con tantissimi aspetti, però la sanità è preponderante, abbiamo 1 miliardo di euro di deficit l'anno, di debito, abbiamo 15 miliardi in totale, e la regione commissariata, il commissario della polveria, anche queste sono delle regole che dovrebbero essere riviste. La Corte dei Conti non ha fatto assolutamente nulla per controllare i bilanci della regione. Il titolo quinto, che era nato per cercare di portare sull'onda della sinistra, no? Cercando di togliere un po' di elettori alla Lega, col federalismo, ha portato avanti questo titolo quinto di riforma della Costituzione, proprio per portare alla regione delle competenze e delle capacità di spesa, ha fatto sì che invece queste spese incontrollate abbiano portato un deficit elevatissimo, si parla di 170 miliardi a livello nazionale, no? Noi siamo tra quelli più indebitati nel Lazio. Credo che quindi, ecco, io poi ho scritto anche sulle domande che mi sono state fatte, quali possono essere le mie idee. Io credo che qui sia importante ora concentrarsi, uscire dalle polemiche che si stanno facendo e concentrarci subito tutti insieme sui programmi da fare. I programmi. Quindi vi invito tutti a dare subito il feedback, che è lo strumento secondo me di confronto per le donazioni dei programmi molto importante, per far sì che i portavoci possano effettivamente fare i portavoci, dare i propri consigli. Perché credo che forse la cosa più difficile del portavoce sia uscire poi dalla propria mentalità, evitare di ragionare la prima testa, ma invece riportare asetticamente con un terminale di rete quello che dice il movimento. Questo credo forse sia la cosa più importante. Okay. Quindi, tempo. Grazie Domenico. Adesso Letizia Naraci, che però stiamo chiamati appositamente, quindi vieni.
Vai, presentati. Sì, certo. Buon pomeriggio a tutti, sono Letizia. Silenzio! In fondo, silenzio! Letizia Nacci, ho 30 anni e sono un ingegnere. Ho conosciuto in realtà il 5 Stelle di persona, l'ho conosciuto grazie all'incontro avvenuto proprio a Santa Marinella, ecco, perdonatemi, sono anche di Santa Marinella, un'altra informazione d'obbligo da dare subito. E la problematica è legata proprio al contesto, al luogo, quindi la vendita del Castello di Santa Severa è stata una delle piccolissime lotte, prima come cittadina e poi successivamente confrontandomi con altri cittadini abbiamo trovato nel Movimento 5 Stelle la possibilità di conoscerci e di esprimerci. Quindi piccolissima resoconto, vivendo io sempre a Roma quant'altro risultava difficile un confronto, proprio perché lavorando tutti i giorni e quant'altro, invece paradossalmente arrivando in provincia un confronto è stato un po' più semplice e agevole, quindi questa piccola possibilità del castello, cioè questa piccola lotta del castello è diventata quasi una possibilità, e poi da lì il confronto con altri a livello regionale è stato ancora più importante. Quindi molto spesso si dice la responsabilità, cioè uno è portavoce e quindi di conseguenza non deve esprimere ciò che gli altri dicono e vogliono esprimere. Io quello che sto facendo a livello regionale è cercare proprio di stimolare questa voce, quindi insieme a Angelo del Bianco e di altre realtà provinciali ci stiamo muovendo col programma, con il tavolo programma, proprio per sentire la voce, per la costituzione del programma, che le idee dovrebbero arrivare ancora prima delle persone, della mia voce, ancora prima della mia faccia. Quindi io veramente l'ho visto come un dovere, sono stata scelta dal territorio, quindi io lo vedo come un dovere, una responsabilità. Questo è una piccola presentazione di quello che sto facendo, perdonatemi un po' la se risulta un po' emozionata e magari poco. Non ho preparato il discorso, stavo correndo dall'altra parte perché servivano delle indicazioni, quindi sono venuta e quindi anche quello che mi ero preparata un po' l'ho un po' perso, quindi sono disposta a darvi risposte possibili. Okay, allora passiamo alle domande, così allora. Vai. Scusate. Vai tu. Sempre più contento. Bellissimo. Allora, alimentazione. Pensi che sia giusto e democratico che un vegano possa scegliere un menù vegano vegetariano nelle mense scolastiche, negli ospedali, nelle scuole? Se sì, a livello regionale, cosa proponi per tutelare questo tipo di scelta? Se no, spiega il perché. Caspita ragazzi, questo chi l'ha scritto? Un vegano l'ha scritto. Lei. Come mai questa, posso fare una precisazione? Come mai questa domanda del vegano? C'è stata un'esigenza sul territorio? Ma la domanda si risponde con la risposta. Dai, rispondi senza fare domande. Ok, perfetto. In realtà penso che vegano, come tante altre realtà, andrebbero è un'esigenza che andrebbe sicuramente è un'esigenza sicuramente andrebbe rispettata quant'altra. Sinceramente nel caso specifico non so cosa dirti. Nel caso ad esempio di Santa Marinella, quello che sta succedendo, il problema con le mense proprio, noi abbiamo fatto delle proposte per garantire una filiera corta all'interno proprio dell'alimentazione all'interno delle mense, quindi proporre la possibilità di varie realtà contadine nel contesto litorale, nel contesto proprio del comune, che potessero integrare dalla frutta al quant'altro, quindi contribuire direttamente da una... Dove c'è il chilometro zero? Esatto, chilometro zero, cioè nelle piccole cose, quindi di conseguenza se può funzionare a livello comunale può risultare uno strumento. No, facciamo dibattito. Altra domanda, perché dobbiamo andare avanti per fare due domande. Vengo di là dopo. Dopo ti rispondere. Vado, fai lì, dai. Sì. Ok. Allora. Ecco, allora, che ne pensi del minimo reddito garantito legato ad un percorso di formazione che avviene in altre nazioni, che peraltro c'è anche nella regione Lazio? È stato interrotto. Reddito minimo garantito. Legato ad un percorso di formazione, cosa ne pensi? Legato a un percorso di formazione, beh, io sono una, come
detto prima, ho studiato ingegneria e in realtà proprio grazie alle borse di studio mi è stato permesso di continuare l'attività universitaria, quindi grazie all'ISE, quindi reddito minimo garantito mi ha permesso sulla mia pelle, visto che lì la domanda era cosa ne pensi tu, mi permetto di dare il mio parere reale, esplicito. Per me è stato una grande risorsa, mi ha permesso di confrontarmi anche con altre persone, quindi ovviamente la approvo, penso che possa essere uno strumento per permettere a tante realtà di evolvere, di studiare o quant'altro, per me è stato di studiare, quindi di conseguenza anche di poter migliorare le condizioni di vita, quindi dovrebbe essere indispensabile. Ok, basta. Vi ringraziamo, un applauso. Inizia. Ilaria Calabrese, un'altra donna. Applauso. Anche per il coraggio di parlare un pubblico, no? Quindi c'è un pubblico, poi donna, vai. Ecco io. Grazie mille. Buonasera, sono Ilaria Calabrese, ho 36 anni, vengo da Monterotondo e in questa veste sono la scelta del quadrante nord-est. Sono una fisioterapista, faccio questo lavoro da circa 13 anni. E se vogliamo, insomma, quello che ho conosciuto, almeno nella mia formazione professionale, vogliamo parlare di sanità, ma non mi piace parlare di sanità, mi piace parlare delle persone che usufruiscono della sanità. È un problema tutto diverso, sicuramente abbiamo un problema di bilancio, il problema forse più grande della regione, ma abbiamo un problema anche di persone, e credo che la politica, come la intendiamo noi, dovrebbe prendere in considerazione entrambi i fattori, quello economico, quindi puramente di numeri, ma anche quello umano. Quindi questa è una cosa di presentazione. Voglio dire che insomma sono stata scelta dal mio gruppo, lo dico in anticipo, perché è una domanda che spesso si fa, senza candidature ovviamente, come sappiamo tutti. E per me è stato facile dire sì, perché chi mi conosce sa perché. E in realtà ho scelto di dirlo per la responsabilità che ho sentito su di me. Quando nel 2011 più o meno ho cominciato a seguire il Movimento 5 Stelle, un giorno sono uscita di casa e mi sono presentata a una loro riunione, così. E in quel momento ho deciso che avrei comunque avrei impegnato la mia vita per quello che mi veniva chiesto e che sarebbe arrivato un giorno in cui mi avrebbero chiesto quello che non mi andava. È arrivato e ovviamente a livello personale è stato un attestato di stima, però insomma con responsabilità ho detto sì. E, che altro dire? Non lo so, passiamo alle domande. Vai, prego. Quanto hai sul tuo conto o sui tuoi conti correnti? Mi fa piacere rispondere a questa domanda. Allora, nel mio conto, diciamo, personale, quello del mio lavoro, credo attualmente di avere 200 euro. Nel mio conto di famiglia forse 700 per pagare il mutuo. Quindi, mi fa piacere. Sono contenta comunque, perché ho tanto altro. No, voglio dire, perché sembrava un problema. Se non sai ancora com'è il la riformulo, perché chi l'ha scritta non l'ha formulata bene, devo dire. Se non sai ancora com'è il programma regionale, perché ti sei candidato? Ah, ovviamente non mi sono candidata, sono stata scelta e lo ripeto, e il programma credo che lo sappiamo tutti, insomma c'è un programma nazionale dal quale poi insomma verranno presi le linee guida e poi ovviamente considerando il territorio verranno fatte le scelte. Vabbè, altre domande, un altro minuto vai. Altri 2 minuti. No, invece parlo tantissimo. Ha parlato solo 3 minuti di ora. Mamma mia. Tutti 5 minuti in totale. Allora, se vuoi non c'è come vuoi, puoi fare quello che vuoi. Alla fine dei massimo 2 mandati, intendi ancora fare politica? Allora, io non ho mai fatto politica, né pensato di fare politica fino al momento in cui sono entrato nel Movimento 5 Stelle. Quindi io attualmente non penso di fare politica, penso di essere un cittadino che è uscito di casa e che ha deciso di fare qualcosa. Quindi le regole sono quelle e quindi farò quello che sta scritto sulle regole. Iniziative per risparmio sanità.
in realtà questo è un mio tema, le iniziative, nel senso che le iniziative, da dove si comincia, le iniziative sono, credo che insomma si può pensare veramente a tanto. Io diciamo una cosa che dico sempre, che dovremmo ridurre il divario che c'è tra la sanità pubblica e la sanità privata. In che senso? Nel senso che molti professionisti sanitari lavorano nel pubblico, ma lavorano anche nel privato. Io faccio parte di questa categoria, ma lavoro solamente nel privato. Credo che non, almeno non debba essere così. Perché, vabbè. Diciamo che ci risparmio 20 secondi, dai, ok? Applauso. Passiamo adesso ad Emiliano Bombardieri. Vi prego, che sono in fondo, anche qui davanti, sarà un po' meno brusio, per piacere. Grazie. Salve a tutti, sono Emiliano Bombardieri, scelto appunto il posto come candidato per il quadrante sud-est della provincia di Roma e appartengo a Meetup dei Castelli Romani dall'estate del 2009 più o meno. Ho iniziato a seguire Grillo quando ancora non c'era il blog e quant'altro, e l'avvicinamento alle realtà dei Meetup è arrivato a Madrid, mi trovo lì per lavoro e per anche altre situazioni e quindi ho iniziato l'attivismo all'interno del Meetup di Madrid. Dopodiché poi, come a dire, quanto è piccolo il mondo, ho conosciuto proprio a Madrid chi all'epoca era e che è tuttora organizer del Meetup dei Castelli Romani, Piero Mario, e è nata questa collaborazione in rete, quindi l'importanza della rete l'ho testata in prima persona. Ritornando poi in Italia, è partita l'esperienza con il Meetup e con tanto di vista civica nel primavera del 2010 ed oggi eccomi qui. Col tempo ho capito quello che significa veramente l'attivismo e far parte di un movimento come il Movimento 5 Stelle, ovvero un lavoro fatto in rete e che riguarda tutto ciò che è proposto e tutto ciò che è alternativo rispetto al sistema marcio, totalmente marcio, che ci ha portato allo stato civile e sociale che attualmente noi tutti purtroppo viviamo. Nello stesso tempo però ho capito un'altra cosa, legandomi anche un po' alla battuta che ogni volta Grillo fa, cioè ovvero rischiare del proprio. E rischiare del proprio l'ho misurato sulla propria pelle, perché a partire dal rientro in Italia la mia partecipazione e attivismo non è maturata solamente all'interno del Meetup, ma è maturata anche all'interno delle realtà locali che da anni lottano sul territorio rimettendoci personalmente del proprio. Mi riferisco in particolar modo al Comitato Noince di Albano, mi riferisco all'Assemblea contro la gentrificazione nata da circa un anno a Marino, che ci ha portato appunto a combattere contro dei sistemi che appunto non hanno misura e non hanno nessun timore poi a distruggere qualunque cosa hanno davanti. Se oggi Cerroni è indagata la Procura di Roma, è indagata la Procura di Velletri, e su tutti i giornali, qualche motivo c'è, perché tanta gente purtroppo che vive in situazioni borderline e che sicuramente meriterebbe una candidatura altro che 5 Stelle, ma veramente andrebbe eroi, veramente, perché nella situazione che vivono giornalmente, con quello che rischiano, meriterebbero veramente una statua su ogni città. Insomma, anche l'emozione che porta casomai a fare dei paragoni non del tutto coerenti. All'interno di queste esperienze maturate appunto di lotta sul territorio di Cartense mi ha permesso di capire quello che deve essere il movimento, ovvero protesta forte sui fatti, sui dati, rischiando del proprio, e quello che è la proposta, la rete e quindi la crescita e la possibilità di dare un futuro diverso a questo paese. Mi ha dato il Allora, i pronti soccorso ospedalieri intasati, sei favorevole ai presidi di prossimità gestiti da medici di famiglia aperti 24 ore per smaltire le visite e i soccorsi semplici? Faccio una premessa alla risposta. Permetti pure. Sono stato 3 anni a Madrid. A Madrid vive un quartiere operaio, si chiama Villa di Vallecas, sta a parte sud di Madrid.
una metropoli enorme, cioè circa 6 milioni di abitanti. Ebbene, lì ogni quartiere praticamente ha un presidio ospedaliero. Io sotto casa avevo la possibilità addirittura di scegliere se andare a piedi o in metropolitana da una parte all'altra. Noi invece in Italia stiamo totalmente nel senso opposto, e quindi credo che il servizio debba essere il più possibile vicino al cittadino, e questo deve essere, dobbiamo assolutamente riindirizzarci su questa strada. I castelli avevano, parlo di Albano, Riccia, Genzano, avevano ospedali e pronto soccorsi vicino appunto alla cittadinanza. Oggi pensate che ad Albano esiste un unico pronto soccorso con un bacino di circa 200.000 abitanti, perché copre da Genzano a Marino, a Rocca di Papa, alla parte anche sud dei Castelli. È intasato tutti i giorni, purtroppo parlo anche per esperienze personali a livello familiare.